Si tratta di persone che sistematicamente avevano violato i loro doveri di fedeltà nei confronti della, diciamo, della pubblica amministrazione, nei confronti della, dell'ufficio, omettendo di andare al lavoro. Abbiamo messo delle telecamere nascoste in corrispondenza dei, degli apparecchi per la timbratura, quindi del beige, in due postazioni. Questo ci consente di verificare quindi chi timbra. Contestualmente, attraverso la verifica poi del dato informatico, vediamo chi timbra non corrisponde al soggetto titolare del beige, perché poi si vedono questi passaggi continui di beige. Attraverso le intercettazioni di molti telefoni si verifica che in quel momento il telefono della persona che risulta aver beggiato si trova altrove, quindi questo vuol dire costituisce, sì, con il GPS, il localizzatore, quindi questo ci consente poi di chiudere il cerchio intorno a questi fenomeni. La circostanza che il giudice li ha autorizzati ad andare a lavoro, cioè non hai lavorato volontariamente, dovrai andare a lavorare come modalità di esecuzione della misura degli arresti domiciliari.